sostanzialmente sono le esigenze di questo territorio, del territorio della compagnia di Novara. È un modo per in qualche modo mettere in evidenza e sottolineare che i servizi non sono sempre servizi rutinari, ma che tante volte nell'ambito di dei servizi possano verificarsi episodi anche di una certa gravità che potrebbero portare a delle conseguenze estreme. E la giunta nell'andare a tributare questo negomen all'interessato si è proprio immedesimata, calata nel momento di mosidellazione durante questo servizio, perché in queste circostanze capiamo bene che un po' per fortuna, un po' per professionalità, sono convinto soprattutto per professionalità, che mantenere nella calma il sangue freddo in certe circostanze è fatto estremamente importante per evitare proprio che ne possano scappare un corpo dalla pistola, che si possa arrivare a conseguenze estreme durante il servizio. E noi le motivazioni di questo incontro le abbiamo volute riportare in modo tale che più che delle parole rimangono scritte nel gomito stesso. Infatti abbiamo in qualche modo scritto in questo modo l'amministrazione comunale, con riconoscenza e apprezzamento per l'attività svolta nell'assolvimento dei doveri istituzionali, riconosce all'interessato un incontro solenne per la professionalità e il coraggio dimostrati durante il servizio prestato in data 24 novembre 2012, arrestando a rischio della propria incolumità personale due partiti che si accingevano a commettere una rapina, proprio sintetizzando in quello che nell'azione, ma allo stesso tempo il riconoscimento per il servizio prestato. E un modo anche per dire che anche nei piccoli comuni non si svolgono servizi che potremmo definire quasi di secondaria importanza o di secondo luogo. Cioè anche nei piccoli comuni, soprattutto in questi momenti di difficoltà economica, capita di dover sostanzialmente intervenire e di intervenire in modo tale, nel caso specifico, di disarmare quelle persone che sicuramente non avevano delle buone intenzioni e disarmare senza che peraltro cittadini privati ne subiscono conseguenze. Quindi siano i diretti interessati carabinieri, ma anche i cittadini privati non possono compiere le conseguenze. Io consegnando e comunque riconoscendo queste cose, io a nome della comunità, dell'intera amministrazione comunale, del consiglio comunale, non posso che dire grazie, grazie per quello che avete fatto, grazie per quello che fate, in ogni momento che fate quotidianamente e che fate per questa comunità. Grazie. Grazie ancora per questa dimostrazione di questo ricordo.
passiamo alla consegna, così liberiamo. E allora, passiamo alla consegna, signor Sindaco, mi consegna lei e poi qualcuno anche del capigruppo che facciamo consegnare. Allora, questo prima parte del riconoscimento che ha detto come fa il sindaco al maresciallo, ufficiale di pubblica sicurezza, Risino, Claudio Risino. Consegna questa tarda il ricordo del ricordo solenne al maresciallo Tommaso Siluri. Sì. Il consigliere Nadia Spada, no, questo un attimo lo consiglio io perché non c'è il consigliere del maresciallo. Allora, scusa un attimo, faccio consegnare. Allora, mi ha detto il maresciallo che l'ha puntato Ivan Sfragaro per motivi di servizio e fuori, lo ritira il maresciallo e fa tanti complimenti alla puntata. Grazie. Allora, Nadia Spada e consegna questo come solenne al carabiniere scelto Marcello Gozzo. Grazie consigliere Spada del gruppo PDL di minoranza, il capogruppo Pietro Spada, è stato veramente gentile il capogruppo la messa a farlo consegnare al consigliere Spada. Grazie consigliere. Il capogruppo dell'MPA, consigliere comunale Pietro Spada, consegna al carabiniere scelto Sebastiano Mota le cose che la messa. Che dire, mi sembra che è stata una piccola, piccolissima cerimonia, non abbiamo fatto niente e c'è il sito, che volevo consegnare. Abbiamo finito questa piccola, ma mi sembrava giusta e doverosa, come ha sottolineato il sindaco, per le attività che svolgo. Questa abbiamo finito qui. Se avete altri impegni, se volete restarci, non piacere, se avete altri impegni, noi vi salutiamo qui e grazie di essere intervenuti. Grazie.